Gli occhi umani, spesso elogiati come finestre che svelano l'anima, rappresentano un affascinante spettacolo di diversità cromatica. Al di là di questa varietà, si estende un intricato labirinto di genetica, plasmando la tavolozza di colori che contraddistingue gli sguardi umani. 1. Le radici genetiche fondamentali. Il colore degli occhi emerge come risultato di un sottile intreccio tra due fondamentali pigmenti, la melanina e l'emoglobina. La melanina, prodotta con precisione dai melanociti situati nell'iride, conferisce toni scuri, mentre l'emoglobina contribuisce a sfumature più chiare. Questa sinergia pigmentaria crea l'ampia gamma di colori che rende unico ogni paio di occhi umani. 2. Il significativo ruolo del DNA. Il nostro ereditario patrimonio genetico assume un ruolo centrale nella definizione del colore degli occhi. Geni cruciali come OCA2 e HERC2 orchestrate la regolazione della produzione di melanina, mentre altri attori genetici, come TYR, modulano direttamente la sintesi di questo pigmento. La complessità di questa danza genetica plasma la ricca tavolozza cromatica dell'iride. 3. L'ereditarietà intricata. In contrasto con i tratti genetici che seguono le più chiare leggi di Mendel, il colore degli occhi si rivela spesso come risultato di un intricato amalgama di numerosi geni. Questa complessità rende arduo prevedere con sicurezza la tonalità oculare di un individuo basandosi unicamente sulle caratteristiche ereditate dai genitori. 4. L'impatto dei fattori ambientali. Nonostante la predominanza dell'influenza genetica, variabili ambientali, come l'intensa esposizione solare, possono comunque plasmare nel tempo il colore degli occhi. L'irradiazione solare, in alcuni scenari, può innescare la produzione di melanina, esercitando un'ulteriore influenza sulla tavolozza cromatica dell'iride. 5. Le meraviglie dell'evoluzione. Ricerche scientifiche suggeriscono che la diversità nei colori degli occhi possa derivare da adattamenti evolutivi. Popolazioni che si sono evolute in ambienti climatici e geografici diversi potrebbero aver sviluppato variazioni genetiche nei colori oculari come risposta ad esigenze specifiche. 6. Riflessi nella società. Il colore degli occhi ha anche influenze nella società, riflettendo culturalmente e esteticamente diverse percezioni di bellezza e identità. Le preferenze culturali possono contribuire ad una sorta di selezione sociale, che, anche se non influisce direttamente sulla genetica, può modellare le tendenze nel panorama degli accoppiamenti. 7. La bellezza della diversità umana. In conclusione, il colore degli occhi costituisce un affascinante capitolo nella nostra epopea genetica. Un intricato intreccio di geni, ereditarietà complessa, influssi ambientali e riflessi socioculturali rende ogni sguardo unico. Approfondire il mondo genetico dei colori oculari ci concede l'opportunità entusiasmante di approfondire la complessità della nostra eredità e di ammirare la straordinaria bellezza della diversità umana.